Sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con A Tutto Campo, una puntata questa sera dedicata ai 2 giorni in Ucraina. Non abbiamo parlato ovviamente solo di Dnepro Napoli, abbiamo cercato di capire quale momento vive il Napoli, l'abbiamo fatto stando a strettissimo contatto con la squadra, viaggiando con la squadra, l'unica emittente che ha seguito il Napoli in Ucraina, Canale 8, e quindi vi racconteremo questi 2 giorni del Napoli a Dnepropetrovsk. Tra un attimo partiamo con il nostro speciale, avremo tempo, non molto come le altre serate, ma insomma, i nostri telespettatori non si possono lamentare certamente per il tempo che gli dedichiamo con le telefonate in diretta. Stasera saremo con poche telefonate, velocissimi, perché avremo molte immagini e cose da mostrarvi dall'Ucraina, dalla quale siamo tornati proprio nella notte. Bisogna dire in apertura che ci sono state una serie di notizie, la multa che il Napoli ha subito dall'UEFA di 150.000 euro e la corsa contro il tempo che il Napoli dovrebbe fare, ma l'assessore Tomaselli ricorda che tutto sta procedendo per il verso giusto in occasione di Napoli-Dnipro dell'8, però la multa c'è di 150.000, però per essere almeno a posto per Napoli-Dnipro dell'8 di novembre al San Paolo, e c'è la notizia dei deferimenti per Giannello, Cannavaro, Grava e anche per la società sia per responsabilità oggettiva, sia per omessa denuncia, e questo è riferito a Cannavaro e Grava, sia per illecito sportivo. La responsabilità oggettiva del Napoli è riferita per illecito sportivo alla posizione di Gianello. Una vicenda tutta da seguire. Diciamo che i precedenti, per essere molto sintetici, possono lasciare ipotizzare una richiesta di 2 punti, massimo 3, da parte di Palazzi, poi dopo la prima sentenza, con i ricorsi, quasi tutte le squadre in situazioni analoghe, non dico identiche perché è difficile, poi ogni storia ha una sua chiave di lettura in questo scandalo scommesse, però diciamo vicende analoghe, alla fine le squadre che erano in una posizione più o meno, ripeto, il più o meno simile al Napoli, dopo la prima mini penalizzazione che avevano avuto nei ricorsi, se la sono cavate e sono tramutate solamente in ammende. Quindi direi di non creare allarmismo, era un atto dovuto questo, ci sarà anche un momento ancora più preoccupante di questo, perché arriverà probabilmente una prima condanna di penalizzazione per il Napoli, però poi probabilmente alla fine la mia speranza, non dico la certezza, la mia speranza sulla base di quello che è successo finora, che alla fine il Napoli non venga poi realmente privato di nessun punto in classifica, e anche la mia speranza che Cannavaro e Grava riescano a evitare la squalifica. Su questo un minimo di rischio c'è, però direi che le possibilità che la possano evitare o ridurre al minimo sono notevoli. Questo purtroppo perché la giustizia sportiva è una giustizia davvero sommaria, fatta in malo modo, perché qui siamo parola di uno contro parola di un altro, e se tu mi accusi io devo dimostrare che non è vera la tua accusa, e come faccio, visto che non è nemmeno una telefonata? Gli altri almeno erano intercettazioni telefoniche, quindi c'era un contatto, addirittura foto di incontri in altre vicende. Sto parlando, qui addirittura è una chiacchierata in uno spogliatoio e Gianello è stato ritenuto credibile. Insomma, siamo davvero alla follia assoluta, ma purtroppo queste sono le regole. Noi ci fermiamo ora, dopo questa doverosa introduzione, con queste altre vicende che non sono vicende di campo. Nella prima parte concluderemo con qualche telefonata, nella seconda qualche telefonata e ovviamente poi tutti i nostri appuntamenti, perché poi si gioca tanto: domenica Napoli-Chievo, poi ci sarà Atalanta-Napoli, poi Napoli-Torino. Si giocano 3 partite in 7 giorni molto importanti di campionato. Ma torniamo a parlare di questi 2 giorni in Ucraina. Come potrete vedere tra un attimo nel servizio, c'è anche un punto generale sul momento del Napoli. Non è che ci siamo solo soffermati su questa sfida di Europa League persa, dove peraltro però il Napoli ha ancora possibilità di passare il turno. Trasferiamoci in Ucraina. Trasferta in Ucraina per il Napoli. Il nostro racconto di questo speciale Dnipropetrovsk, la città che ospita il Napoli per il terzo turno del girone F di Europa League, inizia con la squadra sull'aereo, e anche noi ovviamente sull'aereo insieme alla squadra. Non siamo ancora arrivati a Dnipropetrovsk, tra una mezz'oretta è previsto l'atterraggio, il volo ha preso da Napoli intorno alle 10:15 in Italia, quindi erano già le 11:15 in Ucraina, un'ora avanti nel paese che ospita questa sfida. Bisognerà spostare l'orologio appena atterreremo, infatti la gara poi si giocherà alle 21:05 italiane, saranno state, per chi ci vede ovviamente già si sarà giocata la partita, le 22:05 in terra ucraina. È una sfida importante, il
Il Napoli è partito con quasi tutta la rosa a disposizione, Hams è squalificato o no, Maggio e Campagnaro ad allenarsi a Castelvolturno, tutti gli altri qui, compreso anche Britos che ha recuperato dall'infortunio, anche Cavani, Pandev, tutti regolarmente della formazione. Ci parleremo ovviamente vedendo le immagini dell'allenamento di rifinitura che si svolgerà allo stadio di Dnepr, uno stadio da 31.000 posti che andremo a visitare nel pomeriggio. Sotto di noi siamo ancora a 10.000 metri di quota, ora vedete questo bellissimo spettacolo di tutte le nuvole che coprono il territorio ucraino, già siamo in terra ucraina, ritengo che tra non molto inizierà la discesa verso Dnepropetrovsk, quindi avremo penso da non molto superato Kiev. Queste immagini le stiamo girando dall'aereo ora e non come l'altra volta in fase di atterraggio, perché diciamo che non si può quando l'aereo sta atterrando realizzare immagini con la telecamera all'interno dell'aereo. In questo momento invece possiamo e andiamoci un attimo proprio dalle immagini dell'esterno e dell'aereo, andiamoci all'interno dell'aereo, vediamo in questo momento tutti quanti i calciatori del Napoli sono seduti, c'è lo steward che vedete in questo momento che è davanti al gruppo di calciatori che sono nelle primissime file, poi ci sono i giornalisti e dobbiamo dire non ci sono come altre volte tantissimi tifosi, anche tifosi che venivano attraverso gli sponsor al seguito, c'è un numero ridotto di persone che seguirà questa trasferta. Con le immagini non riusciamo ora ad andare sui calciatori che sono davanti, tra una mezz'oretta si arriva in Ucraina, inizierà quindi la parte più importante di questo nostro speciale con il racconto di questi due giorni del Napoli in Ucraina. Signore e signori, abbiamo iniziato una dove terremo per circa 15 minuti, il tempo a terra è nuvoloso e la temperatura è 10 gradi centigradi. Ecco, credo che avete sentito, si atterra fra 15 minuti a Dnepropetrovsk, tempo nuvoloso, ci attende in Ucraina e temperatura di 10 gradi, poi durante la sera dovrebbe calare molto, la partita si dovrebbe giocare con una temperatura intorno ai 4 gradi. Tra un attimo le nostre immagini, se ci permetterà ancora di girarle perché in fase di atterraggio non è possibile, dovrebbero andare su Walter Mazzarri, che un attimo fa l'abbiamo visto alzarsi dal suo posto, è la prima fila dove è seduto Mazzarri, vediamo ora Edo De Laurentiis che si avvicina anche lui alla cabina e tra un attimo se riusciamo vi facciamo vedere Mazzarri prima di chiudere con questa apertura di questo nostro speciale. Canale 8 segue tutte le partite del Napoli, eccolo qui Mazzarri che va a sedersi dopo essere stato per un attimo nella cabina del pilota al suo posto in prima fila e quindi niente, possiamo chiudere perché siamo in fase di atterraggio, questo speciale che vi dicevo, Canale 8 che segue davvero il Napoli dovunque vi sta proponendo. E prosegue il nostro racconto dall'Ucraina, da Dnepropetrovsk, con tutto pronto per recarsi sul campo per vedere l'allenamento e prima dell'allenamento per assistere alla conferenza stampa di Mazzarri e ci sarà anche Mesto. Giornalisti, questo è il pullman che ci porterà al campo del Dnepr, la Dnepro Arena, vedete la scritta sotto con i caratteri che si usano qui in Ucraina e sopra PES, Società Sportiva Calcio Napoli, alcuni colleghi che si stanno preparando, tra gli altri possiamo vedere anche un nuovo collega nostro che è un ex calciatore del Napoli che tutti ricordano, Pampa Sosa, che segue il Napoli in questa trasferta qui in Ucraina. Questo è l'hotel che ospita i giornalisti, il Park Hotel, e quindi tutto pronto, andiamo al campo
con il nostro autista per assistere a conferenze e poi all'allenamento. Mister, si deve giocare tanto, campionato, Europa League, quindi domani, oltre ad essere importante per il discorso qualificazione, questa gara, dando spazio a molte alternative, può avere una grande valenza, perché se arrivano risposte positive puoi contare su più giocatori, no? Anche per tutti questi impegni che ci sono, anche quelli di campionato. Poi ne faccio una anche a Gian Domenico. Ad Eindhoven avete fatto un po' fatica, ora pensi che tutti questi giocatori che vogliono mettersi in mostra e che hanno giocato poco insieme, con una partita in più nelle gambe, possano iniziare a ritagliarsi uno spazio e a garantire risultati? No, è normale che abbiamo cercato di fare il massimo in Olanda, così come cercheremo di farlo domani. Il mister esige da noi il massimo impegno, noi è quello che cerchiamo di fare. È chiaro che non riteniamo l'Europa League una competizione di minor contest per il campionato, comunque una vetrina importantissima per noi, per la società, e quindi ci teniamo a far bene. Ognuno di noi ha appunto il nostro apporto, così da dare maggior garanzia al mister anche quando ne avesse bisogno per il campionato. Allora, intanto proprio mestre qui perché rispetto all'anno scorso abbiamo fatto delle scelte con la società ben chiare e le vedete portare avanti, mi sembra, nel miglior modo fino ad ora, anche se c'è stato un incidente di percorso dal punto di vista del risultato col PSV. Mestre è uno di quei giocatori che dà ampie garanzie, ha giocato già tanti anni in Serie A, al di là che è stato con me alla Regina, ha fatto anche grandi campionati del genere, non è un ragazzino. E oggi, domani lui verrà impiegato, però lui sa benissimo che a seconda anche di come farà domani, mi darà delle risposte per esempio fare delle valutazioni nel doppio ruolo, se qualcuno, che l'ho già detto anche a loro, che ha giocato di più di quelle 8 partite di campionato, fa vedere sul campo che è in calo e a questo mesto fa vedere che è in forma sbagliante, probabilmente potrebbe essere lui a giocare la prossima o quelle dopo in campionato, e quello che giocava in campionato magari si ritroverà a giocare poco. Quindi questa scelta secondo me servirà appunto per tanto tenere tutti in forma giocando il Coppa UEFA, e poi in quasi tutti i ruoli penso che siano tutti giocatori che possono far benissimo sia il campionato che il Coppa UEFA, e lo devono solo dimostrare. E dopo la conferenza stampa di Mazzarri e Metto sta per iniziare l'allenamento del Napoli qui alla Dnipro Arena, vedete lo stadio con la scritta FC Dnipro, la tribuna di fronte a quella dove siamo noi. Facciamo una carrellata degli spalti che domani sera saranno gremiti, 31.000 posti, grande entusiasmo, lo Shakhtar, squadra in testa nel girone di Juventus e Chelsea, quindi grandissima squadra a livello proprio europeo, in testa al campionato, ma è inarrivabile lo Shakhtar di Lucescu, la squadra di Juan de Ramos, l'allenatore del Dnipro, è seconda e sta facendo un ottimo campionato. Qui vedete, questo stadio ha questa caratteristica molto bella di avere tutte queste foto che sono visibili, tutte queste immagini di partite, di giocatori, della storia di questo club, che è un club anche molto ricco. Vediamo di andare anche su con la nostra telecamera per vedere tutte le immagini della storia di questo club, che ha avuto anche poi un allenatore che è la storia del calcio sovietico, direi, prima che russo, cioè il famosissimo colonnello Lobanovskij, che è stato anche qui all'inizio degli anni 70. Ancora qualche immagine di questo stadio, dove tra pochissimi secondi continueremo a fare le nostre riprese per questo speciale dall'Ucraina di Canale 8, la televisione campana napoletana che segue il Napoli davvero dovunque. Tra un attimo seguiremo i giocatori azzurri sul terreno di gioco per l'allenamento di rifinitura dopo la conferenza e queste immagini qui dal terreno di gioco della Dnipro Arena. Tra un attimo da questa scaletta e ve lo mostreremo, entreranno i giocatori del Napoli. Ed ecco il momento dell'ingresso in campo dei calciatori del Napoli. Vediamo De Santis per l'allenamento, ovviamente siamo sempre a mercoledì. De Santis, Hiller, c'è Insigne che giocherà, ciao Roca, c'è Insigne che giocherà domani da titolare, anche Fernandez domani sera titolare, quello che ci ha salutato era Hiller, ecco Paolo Cannavaro e tutti gli altri giocatori che entrano sul terreno di gioco pronti
per questo allenamento, ancora qualche altro che manca, attendiamo Cavani, mi sembra di non aver visto neanche ancora Pandev, Gemaili che domani sera giocherà nella posizione che di solito occupa Marek Hamsik, che qui non c'è insieme a Campagnaro e Maggio, ma Hamsik non c'è perché squalificato, Campagnaro e Maggio a riposo, altro che giocherà è Rosati tra i pali, eccolo Goran Pandev, non è da escludere anche la sua presenza sul terreno di gioco domani sera. Zuniga che partirà dalla panchina, ed ecco invece il capocannoniere del campionato italiano e il capocannoniere del Napoli in Europa League, Vargas. Dossina che giocherà anche lui da titolare, ecco Cavani che è pronto per questo allenamento, non è da escludere che possa esserci domani sul terreno di gioco, appena vede il pallone parte Cavani e inizia proprio l'allenamento con scambio fra Cavani e Vargas, i giocatori invece sono a centrocampo, prima avete visto durante la conferenza Mazzari aveva già il fischietto appeso al collo per dirigere questo allenamento, c'è anche Frustalupi in questo momento con le casacchine per dare ai giocatori che saranno titolari domani sera con la possibilità di allenarsi insieme per provare gli ultimi schemi. Noi potremo riprendere solo alcuni minuti di questo allenamento, dopodiché poi l'allenamento sarà a porte chiuse. Mazzarri è stato molto chiaro in conferenza, il Napoli ha fatto una scelta precisa, Europa League con alcuni, campionato con altri, per cercare di avere tutti sempre al 100% e provare ad andare più avanti possibile in Europa League e più in alto possibile in campionato. Il Napoli non vuole precludersi nessuna possibilità e questa gara è fondamentale ovviamente per questo. Si inizia con una corsetta leggera qui alla Dnipro Arena, c'è un tasso di umidità come registravano tutti i meteo, lo possiamo ora avvertire proprio sulla nostra pelle, notevolissima, addirittura si parla 98-99%, quindi la temperatura la sera già scende intorno ai 6-7 gradi, però si avverte molto di più perché il tasso di umidità è addirittura, ripeto, al 98-99%, quindi fa molto freddo, poi soprattutto veniamo dal clima che è ancora caldissimo, quasi estivo a Napoli, quindi c'è stato veramente c'è stata un'escursione termica notevolissima nell'arrivare qui in Ucraina. Vediamo un po' di corsetta leggera dei calciatori con preparatore Pondrelli e poi tutti gli altri dietro di lui per questa fase di riscaldamento prima di iniziare l'allenamento di rifinitura nello stadio che domani ospiterà questa sfida per il terzo turno di Europa League tra Dnipro e Napoli. Ed eccoci quindi all'interno della Dnipro Arena, questo allenamento di rifinitura, abbiamo mostrato qualche immagine, è ancora in corso, c'è tanta voglia di fare bene, l'abbiamo visto dalle parole di Mazzarri, è chiaro che c'è un campionato che incombe con Inter e Lazio un punto dietro, Juve 3 punti avanti, 30 partite da giocare, nella prossima settimana Chievo in casa, Atalanta fuori, Torino in casa, in 7 giorni si giocherà tantissimo. Mazzarri però ha detto una cosa molto importante, avete ascoltato la risposta proprio alla mia domanda, ha detto ci sono ovviamente delle gerarchie, questo è chiaro, non c'è bisogno neanche che Mazzarri lo ribadisca, si vede, sono evidentissime, però i giocatori che stanno giocando l'Europa League non è che sono relegati per tutto l'anno a questo compito di dover giocare l'Europa League, se qualcuno di loro dovesse mettersi in mostra e contestualmente qualcuno di quelli che è titolare in campionato dovesse iniziare a manifestare un reiterato momento di difficoltà, ecco che le gerarchie potrebbero cambiare. Mesto per esempio è un giocatore che potrebbe avere chance, Insigne è un altro giocatore che potrebbe avere chance, Gemaili già ce le ha, qualcuno della difesa potrebbe passare da seconda scelta a prima scelta, quindi ci sono tutte queste risposte che sono importanti, oltre il risultato ovviamente che è importantissimo. Il clima è quello giusto, la squadra ha assorbito benissimo la sconfitta di Torino, certo ci sono rimasti male tutti, i calciatori, noi tifosi, anche perché la gara sembrava ormai indirizzata verso lo 0-0, però il campionato è lungo, i segnali che sono arrivati, ne parliamo qui dall'Ucraina, anche a livello europeo sono tutto sommato incoraggianti, perché la Juve non è la Juve dell'anno scorso, l'Inter e il Lazio sono vicine ma non sono irresistibili, la Roma è forte però è una squadra anche vulnerabile per certi aspetti e quindi il campionato è molto aperto, non c'è la super squadra, se il Napoli riesce a mantenere la compattezza, se il Napoli riesce a avere le risposte giuste sul piano del gioco e spesso le ha, sul piano soprattutto delle individualità con le alternative che si avvicinano molto come valori alle prestazioni dei titolari, ecco che il Napoli può restare davvero competitivo su tutti i fronti. Chiudiamo qui questo primo giorno ucraino di Canale 8 da Dnipropetrovsk con la prima parte dello speciale, ovviamente domani ci concentreremo sulla partita.
Ecco, tra pochissimo andiamo a vedere la seconda parte dello speciale, vediamo subito chi c'è in onda con noi. Pronto, buonasera. Buonasera Paolo, sono Sergio dal Vomero. Ciao, buonasera. Volevo fare una battaglia contro la schizofrenia imperante in parecchi settori. Si vuole che la Fiat produca di più, poi si lamenta dello smog. Le trasmissioni sportive si scandalizzano per le scommesse, poi due minuti dopo fanno la pubblicità alle scommesse. Gli organi federali vorrebbero che in Europa le squadre italiane giocassero meglio, però continuano da anni a tenere 20 squadre in Serie A, 38 partite. L'anno scorso noi abbiamo detto che siamo arrivati bolliti alla fase cruciale del campionato, tutti quanti si lamentavano, ma perché abbiamo fatto questa Coppa dei Campioni, tanto non la potevamo vincere, quindi contava il campionato. Quest'anno si è scelto una strada, sarà discutibile, si potrà vedere se sarà fruttifera o no, però si è fatta una scelta. Non credo che potevamo aspettarci che queste 11 persone nuove formassero una squadra in tre partite. Quello che secondo me si può dire, e che tu il primo settembre hai detto, è che probabilmente stiamo cominciando a vedere che la qualità dei singoli forse è un pochino sicuramente minore di quello che ci aspettavamo. C'è il mercato di gennaio, quindi ci sono secondo me tre o quattro persone, non voglio fare i nomi perché parlare male di un giocatore che veste la maglia del Napoli a me fa male, quindi voglio dire, però credo che questa sia la critica costruttiva da fare, cioè cercare di migliorare la qualità di questa seconda squadra, ma dire che è tutto sbagliato, no. Mazzarri ha fatto male a parlare di sé, queste sono le conseguenze, io direi calma, abbiamo detto che l'obiettivo è il campionato, se falliremo in campionato, vabbè, vuol dire che è una strategia sbagliata, ma per il momento mi pare che stia andando tutto coerentemente con quello che si era detto all'inizio. Cambiare adesso e mettere i titolari in Europa League per andare a vincere col Dnipro, certo, se entravano i titolari ieri molto probabilmente vincevamo, però se abbiamo detto che dobbiamo arrivare con 2500 minuti nelle gambe ad aprile, a marzo-aprile, e non con 3500, e questo sta facendo. Quindi. Grazie, giustissimo. Okay, grazie. Io condivido il discorso in generale, entro in qualche valutazione particolare su qualche singolo caso. Secondo me il Napoli fa benissimo a fare questo turnover, dovrebbe limitarlo un po', per me un titolare per reparto potrebbe già far cambiare molto non solo il risultato della partita, ma il risultato della partita attraverso il rendimento anche degli altri, che ieri sera ci sono parsi, a noi tutti sembravano giocatori scarsi, però appena sono entrati Pandev, Cavani, poi è entrato anche lì, parso che anche gli altri iniziavano a giocare meglio, quindi due o tre, non tutti i titolari sia il giovedì che la domenica, quello non è il caso di farlo, però due o tre, fra questi due o tre sinceramente un giocatore che guadagna quello che guadagna Cavani oramai è entrato in quella lista di giocatori unici nel mondo come Messi, come Cristiano Ronaldo, che giocano sempre, che non vengono sostituiti neanche al 95esimo sul 4-0, devono giocare sempre perché sono leader, sono trascinatori, hanno quel qualcosa in più, lo dimostrano con i gol, lo dimostrano con gli emolumenti che percepiscono, e per me Cavani deve stare praticamente sempre in campo, e altri degli altri 10 titolari, due almeno ci devono essere in Europa League. Per il resto l'idea del Napoli di questo turnover mi sembra giusta, piuttosto è anche giusto dire che probabilmente non hanno azzeccato tutto, almeno al momento si può dire, tutte le mosse sul mercato per completare nel migliore dei modi questo organico, e che a gennaio dovranno secondo me necessariamente intervenire per un esterno, dovranno intervenire per un centrocampista centrale, per un altro attaccante. Questa è molto sinteticamente la mia opinione. Tre acquisti da fare a gennaio, tre giocatori in più titolari da mettere nelle prossime tre gare di Europa League, e Cavani deve giocare sempre. Ne ho dette tre molto precise, chiare e nette. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera. Ciao Paolo, sono Luca, buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Senti Paolo, io sono d'accordo sia con te, con quello che hai detto poc'anzi sul i cambi a gennaio, i giocatori che devono attivare i ruoli, sia con quello che ha detto il telespettatore di prima. Per me, insomma, il turnover fatto male da Mazzarri va bene, ma Cavani dovrebbe giocare, diciamo, più spesso. Il problema è che De Laurentiis deve prendere i giocatori giusti per il Napoli, non può, diciamo, non può affidarsi soltanto a Mazzarri, che secondo me è il numero uno come allenatore italiano, cioè deve prendere dei giocatori che siano da Napoli, in modo che quando, diciamo, entrano dei rincalzi dalla panchina ti fanno, cioè sono comunque un poco di differenza, non tanta quanto ne abbiamo vista ieri, perché tu così adesso la partita con la Juventus, cioè sono entrati due
sono entrati, diciamo, sono entrati dei giocatori che non giocano sempre a Torino con la Juventus, ha perso la partita, perché diciamo quei giocatori che sono entrati non sono, diciamo, non presentano una differenza, no, tale, diciamo, con quasi, i titolari, quasi inesistente nella Juve, questo, sì. Questo. Però io ho visto una squadra che ha giocato per intensità ieri contro... No, questo sì. Il problema è che sono stati sfortunati sugli episodi, perché poi i ragazzi ce la mettono sempre tutta. Va bene, ti devo ringraziare perché chiudo qui la prima parte. Grazie, grazie. Paolo, complimenti per la trasmissione. Ciao. Ti ringrazio molto, pubblicità e poi torniamo, seconda parte dall'Ucraina e anche poi il filo diretto con i tifosi veloce questa sera. Vado velocissimo subito a chiamare dalla regia al secondo blocco che abbiamo montato nel pomeriggio dello speciale realizzato in Ucraina. Può partire il secondo blocco, poi ci ritroviamo una o due telefonate proprio nel finale di trasmissione. Ed eccoci a giovedì sera, manca poco più di mezz'ora all'inizio del match. Dnipro Arena, una leggera pioggerellina, terreno di gioco come vi dicevamo anche ieri, però in perfette condizioni. Napoli sul terreno di gioco, ultimi momenti di riscaldamento, poi si andrà in campo. Dicevamo una leggera pioggerellina, molta umidità, però condizioni ideali comunque per giocare a calcio, perché il clima tutto sommato non è particolarmente freddo e il terreno di gioco, come vi dicevo, io abbiamo potuto passarci qualche minuto e in condizioni davvero perfette, così come dobbiamo dire anche questa struttura è molto bella. Dobbiamo dare un occhio molto attento al calcio di questi posti, che è stato sempre un calcio minore a livello europeo. Ora in Ucraina ci sono tanti soldi, lo Shakhtar in testa, la Dinamo Kiev, ma anche questa squadra, il Dnepro, con una banca alle spalle, con tanta possibilità di investire, con ambizioni l'anno prossimo già la Champions, lo Shakhtar che sta facendo benissimo in Champions e in testa nel girone di Chelsea e Juventus, vincerà probabilmente il campionato. Dnepro è in lotta proprio con la Dinamo Kiev per guadagnare il secondo posto, che valgono i preliminari di Champions, quindi la speranza è che questa partita si possa ripetere l'anno prossimo nella massima manifestazione continentale, la Champions, sperando che anche il Napoli, che ha tutte le carte in regola per farlo, ci possa arrivare. Vediamo ancora qualche fase del riscaldamento degli azzurri, che sono pronti a scendere in campo con Rosati tra i palli, ci sono Gamberini, Fernandez e Aronica in difesa, c'è Mesto con Dossena sulle fasce, poi c'è Donadel con Gemaili come centrale di centrocampo, e vediamo quale sarà la posizione di Zuniga, mentre questo collega continua a passare davanti alla nostra telecamera. Vediamo di andare egualmente sui calciatori. Eccoli qui, dicevamo, c'è Zuniga che dovrebbe agire insieme a Insigne alle spalle di Vargas, vedremo poi quale sarà il modulo. Per ora diciamo che è molto importante che il Napoli faccia ben altro rispetto a quello che questo Napoli 2, come forse non è corretto chiamarlo, però la definizione calza perfettamente, perché poi questi giocatori in campionato giocano poco, certamente non giocano insieme tutti, mai più di due o tre insieme di quelli che stasera sono invece tutti contemporaneamente sul terreno di gioco dall'inizio. Diciamo, vediamo come risponderà questa squadra, e come dicevamo ieri con Mazzarri, sia per andare avanti in Europa League, sia per far sì che il tecnico possa rendersi conto di avere delle alternative valide, pronte anche a subentrare ai titolari. Speriamo bene per quanto... Speriamo bene, mentre intanto mi dicono che non gioca Kalinic, il giocatore più importante della formazione di Dnepro, staremo a vedere. Oramai noi siamo qui a fare un reportage, quindi la stretta cronaca poi vale quello che vale, perché più che altro è un racconto che il Canale 8 vuole dare a tutti quelli che amano il Napoli, di tutto quello che succede quando il Napoli si muove in Italia e in Europa, e questo è il motivo per il quale siamo qui, per raccontarvi di questa sfida, una sfida che tra poco più di 20 minuti inizierà qui alla Dnepro Arena. Dnipro, Dnipro,
panchina e poi Mazzarri. Avete visto anche i caratteri cirillici, come sono scritti i cognomi dei giocatori del tecnico del Napoli. Questa è la curva invece molto calda, piena dei tifosi del Tenebro. Sentite che incitamento per la loro squadra che sta facendo una grande stagione. C'è grandissimo ed è direi pieno, quindi 31.000 spettatori qui alla Dnipro Arena per assistere a questo match. Ed ecco le squadre sul terreno di gioco di Dnipro Petrovsk, qui la Dnipro Arena, con il Napoli schierato alla destra della tribuna stampa dalla quale vi parliamo. Ecco tutti i giocatori azzurri, poi arbitro e suoi collaboratori, poi i giocatori del Dnipro. Torniamo un po' sul giocatori del Napoli con Aronica che è il capitano questa sera, poi vediamo Rosati, Dossena, andiamo avanti con la nostra camerata con Fernandez, Gemaili, Mesto, Gamberini, poi Donatella, ecco Zuniga, poi Vargas, Insigne, insieme, come diceva ieri Mazzarri, ovviamente Cavani, Pandev sono i titolari, però questi due ragazzi se fanno bene hanno la possibilità di ritagliarsi uno spazio importante. Sentite l'entusiasmo davvero incredibile del pubblico della Dnipro Arena. Tutto è pronto per l'inizio del match. Napoli in casacca bianca, come vedete, e quindi noi andiamo avanti con il nostro speciale su questi due giorni del Napoli in Ucraina. Il Napoli ha perso qui a Dnipro Petrovsk 3-1 con il Dnepr, ha perso meritatamente perché è stata messa sotto sul piano proprio dell'intensità e ha dimostrato che con questi giocatori, con le alternative, non può andare lontano. Obiettivamente c'è troppa differenza fra i titolari e le riserve, chiamiamoli così, quelli che giocano meno sono riserve nel calcio. Ogni tanto si cercano nuove terminologie, ma la realtà è questa, esistono le parole, usiamole. Quindi le riserve non sono assolutamente all'altezza dei titolari, lo sapevamo, però la distanza tra i titolari e le riserve è enorme, al punto che a un certo momento della gara sono entrati Cavani e Pandev ed è sembrata, con due soli innesti, uno strepitoso Cavani, un buon Pandev, è sembrata un'altra squadra. Il Napoli ha tirato 5-6 volte in porta, Cavani ha segnato un rigore, ha colpito un palo, ha sfiorato altre 2-3 volte il gol, Pandev ha difeso bene palla, quelle cose che servono a una squadra per mettere in difficoltà una formazione aggressiva ma non irresistibile come quella del Dnepro. Quindi la scelta della società di Mazzarri di andare con tutte le alternative può starci, però è una scelta che difficilmente pagherà, anche se bisogna dire che il risultato di Eindhoven 1-1 PSV AEK Solna lascia tutto aperto, perché ora il Dnepro si è portato a 9 punti, 3 partite e sembra ormai qualificato a meno di clamorose sorprese, e poi le altre 3 lottano per un posto e il Napoli ha il vantaggio di doverne giocare 2 su 3 al San Paolo ora con questi avversari di stasera, il Dnepro, poi dovrà andare a Stoccolma e poi dovrà andare a giocare l'ultima in casa col PSV Eindhoven, quindi il Napoli tutto sommato ce la può fare, però crediamo, questa è la nostra idea, che per farcela e qualificarsi come è d'obbligo per una società importante come il Napoli, bisogna assolutamente mettere qualche titolare in più dentro, che almeno giochi uno fra Cavani e Pandev, che a centrocampo ci sia uno fra Iller e Berami, che in difesa ci sia uno fra Cannavaro e Campagnaro, con questi che sulla fascia ci sia uno fra Maggio e Zuniga, cioè 4-5 titolari, poi semmai le alternative fanno meno brutta figura di come non hanno fatto ad Eindhoven stasera, si accompagnati da qualche giocatore leader, trascinatore, come è stato per esempio stasera, ripeto, Cavani in campo. Quindi una delusione profonda, perché si sa che si può contare proprio ad altissimi livelli ancora su un numero ristretto di calciatori. Gli interventi fatti per migliorare l'organico non hanno prodotto per il momento i risultati sperati. Ci sono 14-15 che danno una buona affidabilità, altri che non riescono a dare un contributo, e quindi questa scelta del turnover totale in Europa League non sta pagando, anche se, ripeto, il Napoli resta assolutamente in corsa e dobbiamo crederci, perché dobbiamo sperare che il Napoli possa fare benissimo in campionato, proprio a partire dalla gara di domenica prossima al San Paolo con il Chievo, poi trasferta a Bergamo con l'Atalanta e poi Torino in casa. 3 gare in 7 giorni molto importanti, il Napoli deve cercare di fare il massimo bottino e deve poi cercare di andare avanti in Europa battendo gli avversari di stasera al San Paolo, giocando in casa con qualche titolare secondo il nostro avviso, vediamo se Mazzarri sarà della stessa opinione, un avversario non irresistibile che stasera ha messo sotto in maniera troppo netta il Napoli. Allora mister, con tante alternative in campo, la partita di Eindhoven e quella di stasera dimostrano che si fa molta, ma molta fatica in Europa League. Si fa molta fatica, però è anche vero che
rispetto alla partita di dove oggi abbiamo giocato meglio, da un punto di vista della squadra abbiamo fatto molto di più, anche nel primo tempo, perché in un campo del genere, con un tipo del genere, con un agonismo del genere, trovare su, andare in svantaggio dopo un minuto, due punizioni che non c'erano, prima quella da cui è stata cacciata, poi c'era un fallo netto su Fernandez, quindi andava a notare. Poi la partita l'abbiamo condotta abbastanza bene, abbiamo creato poche occasioni da gol, ma anche la squadra di casa ha creato poche occasioni da gol, solo su due piazzati, due episodi, ha trovato due gol rispetto a quello che abbiamo fatto. Il secondo tempo abbiamo una grande gara, un grande secondo tempo, abbiamo creato un palo, parate del portiere, abbiamo giocato solo noi, loro sono andati di partenza e il terzo gol è stato un'altra disattenzione, però se andate a vedere i tiri in porta sono stati molto più o meno i nostri, quindi il risultato oggi inganna secondo me, mentre col PSV abbiamo meritato di perdere proprio dal punto di vista del gioco. Mi faccio delle considerazioni, è normale che una rosa come la nostra va valutata perché si fanno delle scelte d'estate su ragazzi giovani, su altre per completare la rosa sui doppi ruoli. Intanto vanno tenuti allenati, se non lo facciamo in Europa League non si vede quando si possa fare, anche per poi avere indicazioni nel momento in cui ci mancheranno qualche giocatore, come succede in un campionato così lungo come il nostro, con tanti impegni, devo vedere chi le alternative a che livello sono e come sono. Poi ci hanno detto dei dati importantissimi, che per esempio che Pandeve e Cavani, che soprattutto Pandeve quando qualche volta magari gioca non al 200%, al 100%, al 120%, viene subito detto che dovrebbe giocare dovrebbero giocare altri giocatori, devono crescere altri giocatori, perché dalla Serie B a questi livelli o addirittura per il momento siamo ancora secondi in classifica in campionato, c'è un abisso e i giocatori vanno fatti crescere, tante cose vanno messe in campo per far capire a tutti e a loro stessi che la crescita deve essere dosata. Come stiamo facendo noi? Non abbiamo una rosa di top player e quindi anche questo deve far capire che la crescita e le scelte che abbiamo fatto io e la società quest'estate hanno bisogno di queste tappe. Al di là di questo siamo ancora in corsa per la qualificazione, proveremo nonostante queste due partite diverse a qualificarsi. C'è da fare da altre considerazioni, ad esempio che la squadra svedese che ha perso 4-0 con noi è andata a pareggiare col PSV vincendo fino a pochi minuti alla fine, era in vantaggio, e questo la dice lunga sulla difficoltà del calcio europeo, no? E noi tutte queste cose le sapevamo e bisognava constatarle sul campo, e da questo punto di vista sono tranquillissimo e sereno. Allora, in campionato fino alla partita con la Juventus mi sembra si è fatto grandi progressi nei tre anni precedenti dove soffrivamo molto. È anche vero che nel calcio moderno tante partite vengono sbloccate su calci da fermo. Faccio un esempio, noi con la Fiorentina, mi è già capitato di dirlo, abbiamo vinto la partita su due piazzati. Tante partite, mi sembra c'era una statistica una volta che il 70% si sbloccano sui piazzati. Noi oggi per non nulla avevamo pareggiato con un piazzato che ci è andata male perché mi hanno detto che Fernandez era il fuorigioco di poco. È vero, bisogna migliorare, bisogna stare attenti. Oggi, in più delle altre volte, avevamo meno fisico in campo proprio per i piazzati, era una squadra più piccola e si sapeva che potevamo soffrire un po' di più di altre volte. Il campionato, credo, al di là del gol che si è preso la Juventus per un altro motivo, non si sta andando male, anzi si è migliorato molto rispetto all'anno scorso, e vi ricordo che ancora dopo la partita con la Juventus siamo la seconda difesa della Serie A, insomma, quindi vuol dire che tanto male non stiamo facendo. I tifosi, c'è sempre il tifoso, quando paga il biglietto può sempre esprimere il proprio gradimento o meno, quindi non ho nulla da dire ai tifosi. Io dico solo che questi ragazzi come impegno si sono impegnati anche oggi al massimo, hanno avuto delle difficoltà perché devono ancora crescere. I due ragazzi che mi avete detto, uno che viene dalla Serie B, che è un talento, io vi dico che quando sarà gestito nel modo giusto, no, quando
sta già, cerchiamo di gestirlo già nel modo giusto, esploderà, io sono convinto di questo, però c'è tempo, bisogna farlo crescere piano piano e non forzare le situazioni e dargli troppe responsabilità, come avete visto ad esempio oggi col PSV. Anche Vargas ha bisogno di capire meglio questo calcio, dal Cile, dal calcio sudamericano al calcio europeo, e soprattutto non vi scordate mai a che livello è arrivato il Napoli. Se 3 anni fa l'Europa nemmeno si pensava ancora di poterla ritrovare, ora siccome ci siamo abituati bene 3 anni, una partita o 2 partite che vanno un po' storte si storge il naso. Bisogna essere equilibrati, bisogna avere... bisogna essere cauti in ogni valutazione, noi lo siamo e siamo tranquilli. I ragazzi devono crescere piano piano, anche perché, l'ho detto prima, non abbiamo una rosa di complei e bisognerà sempre di volta in volta pensare che di fare la migliore formazione e far crescere certi giocatori senza pretendere per forza che si spacchi il mondo in tutti i campi dell'Europa. Siamo usciti agli ottavi e poi dopo, dagli ottavi in poi, voi non conoscete l'Italia, come si ragiona in Italia. Dopo c'è stato un processo perché siamo arrivati quinti in campionato, non ci siamo scordati se è fatto la Champions. Il calcio moderno si giochi con una rosa come la nostra ogni 3 giorni, fai giocare sempre i giocatori che in teoria hanno qualcosa in più, probabilmente o perdi da una parte o perdi dall'altra. E non è detto, già domani arriveremo alle 6 di mattina, tanti giocatori sono qua di quelli che giocheranno con Chievo, il campionato italiano è difficilissimo e probabilmente sarà molto dura battere anche il Chievo. Quindi, è sempre così la nostra storia, quindi sono scelte che bisogna farle e le abbiamo quest'anno interpretate in questo modo, vedremo di giorno in giorno cosa ci sarà da fare. Questo Mazzarri a Denepo Petrosca alla fine della partita, velocissimi con i telespettatori perché abbiamo pochi minuti e poi chiudiamo questa puntata, vediamo chi c'è in linea, pronto, buonasera. Paolo, buonasera. Ciao. Sono Rosario da Pozzuoli. Volevo chiederti, Paolo, viste le sconfitte con il PSV e con il Dinipro, non pensi che a questo punto, se Mazzarri vuole schierare questa formazione, mettendo i 2 attaccanti Insigne e Vargas, non sarebbe opportuno cambiarla, cambiare l'assetto tattico della squadra? Perché secondo me i rincalzi di questa del Napoli B non può in effetti avere a questo punto lo stesso gioco dei titolari. A me mi è sembrato che non possono sostenere lo stesso tipo di gioco. Secondo me non è un fatto di gioco, secondo me è proprio un fatto di un livello complessivo di qualità individuale che, presi almeno 8-9 degli 11 che erano in campo ieri sera, si abbassa troppo, si abbassa in una maniera troppo netta. E allora lì puoi cambiare qualsiasi modulo, ma quando la qualità non è altissima, vuoi perché qualcuno è troppo giovane, qualcuno viene da stagioni dove ha giocato meno, qualcuno viene dall'infortunio, qualcuno è ancora, insomma, alla fine poi non possiamo andare caso per caso, però il risultato è quello che abbiamo visto. No, perché ho notato la prima partita con Hamsik dietro le 2 punte, in effetti il Napoli ha avuto più azione da gol e quindi... Certo, Hamsik, io dico sempre che per me queste prossime partite devono giocare 2 fra Hamsik, Cavani e Pande. Cavani deve giocare sempre, 1 fra Hamsik e Pande più vicino. Poi 1 fra Hiller e Berami in mezzo, 1 fra Campagnaro e Cannavaro in difesa. Esatto. E possiamo iniziare senza far spendere tante energie a nessuno, alternandoli, però possiamo iniziare a sperare di qualificarci senza perdere energie per il campionato, che si vede chiaramente la priorità. E poi un'ultima domanda ti volevo fare per quanto riguarda la fascia sinistra, secondo te non è opportuno a questo punto inserire Aronica sulla sinistra, che in effetti ci può anche dare copertura in difesa al momento opportuno, e visto le difficoltà di maggio spostare Zuniga sulla destra? Cioè, questo potrebbe essere un'alternativa, con eventualmente inserendo anche Fernandez come colpitore di testa, perché è l'unico giocatore in effetti che in determinate occasioni riesce a puntare in aria e quindi è difficilmente marcabile. Poter anche cercare di far segnare qualcuno di testa, perché vedo che nessuno riesce a colpirla sta palla al centro, in effetti. Quindi non abbiamo un saltatore come Pampasosa, questo dico, scusami. Giusto. E ti ringrazio. Grazie, ciao. Ti rispondo. E anche l'ultima telefonata, pochissime questa sera perché siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine della trasmissione. La tua domanda pratica va su anche alcune considerazioni che avevo fatto io prima, quando ho detto che per me il Napoli deve prendere 3 calciatori, mi riferivo a un esterno,
perché effettivamente manca, perché Dossena non riesce a ritrovare la condizione, Mesto pure ieri sera ha stentato molto, c'è l'opzione Zuniga che può giocare a destra come alternativa a Maggio se Mesto non si riprende, non fa vedere le sue qualità, c'è Berami che può giocare lì a sinistra, effettivamente se non c'è Zuniga dobbiamo ricorrere ad Aronica, quindi un giocatore lì bisogna prenderlo, se no forse in questo momento veramente dà più garanzie Aronica, che lì è fuori ruolo assolutamente, ma dà più garanzie. Per quanto riguarda la difesa, secondo me numericamente ci siamo, per l'attacco Vargas purtroppo non so quante chance potrà avere ancora, un giocatore serve, lo stesso dicasi per Donadel, quindi questi tre giocatori servono, io condivido la tua analisi, il Napoli deve assolutamente intervenire sul mercato e niente, l'ho detto, le tre cose che sono emerse chiare sono, una che già la sapevamo, tre acquisti si devono fare a gennaio, la seconda è che con questa squadra non si passa il turno, quindi bisognerà mettere 3-4 titolari e Cavani, secondo me, lo ribadisco, è talmente un top player, un giocatore di livello assoluto che deve giocare sempre, lui lo può fare a forza fisica e mentale per farlo ed è trascinatore, quando c'è lui in campo i compagni possono giocare sicuramente meglio e anche quelli che abbiamo visto giocare male ieri sera possono fare senz'altro di più. Chiudiamola questa puntata di A Tutto Campo che è andata in onda quasi esclusivamente con lo speciale che abbiamo proposto dall'Ucraina, ci ritroviamo lunedì ovviamente con il nostro appuntamento con il filo diretto con i tifosi e con le interviste su Napoli-Chievo, il commento della partita, la lavagnetta, insomma il consueto appuntamento con A Tutto Campo. Le nostre trasmissioni le potete seguire anche sul sito www.canale8.it, gli orari ve li ricordo alle 20 e alle, in diretta e alle 23 in replica, sempre su Canale 8. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buon proseguimento con i nostri programmi.